Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Minetto. Oggi parliamo dell'orario perfetto per allenarsi. Esiste l'orario perfetto per allenarsi? Qual è l'orario migliore per allenarsi? Questa è la domanda che mi avete fatto. Bene, la risposta è che non esiste l'orario perfetto per allenarsi, perché ci sono troppi fattori che rientrano, diciamo, nel quando si parla di orario perfetto. Per quale motivo dico questo? Perché magari ci sono alcuni studi che dicono che magari è meglio allenarsi la mattina, in cui abbiamo il picco di testosterone. Altri dicono che magari è meglio rispettare le proprie abitudini, quindi ci sono soggetti che faticano ad alzarsi presto, faticano a mettersi in moto la mattina e preferiscono allenarsi durante la giornata. Qua capite bene che secondo me quello che vale veramente seguire è un po' le vostre abitudini, il vostro modo di essere, anche in relazione al vostro lavoro, alle vostre attività quotidiane. Quello secondo me è molto molto importante. Quindi secondo me non esiste un orario migliore di un altro per allenarsi. Diciamo che secondo me ognuno di noi ha un orario migliore per allenarsi. Io per esempio, se vi devo dire un attimino quello che preferisco, è allenarmi la mattina presto. Preferisco allenarmi la mattina presto perché la mattina presto mi sveglio, sono carico di energie, anche la mattina molto presto sono già carico di energie, mi alleno in un momento della giornata in cui riesco a essere tranquillo, perché durante la giornata ho mille impegni, mille notifiche che mi arrivano sul portatile, chiamate, appuntamenti, video call, eccetera eccetera, e non riesco mai a ritagliarmi un momento senza interruzioni durante l'arco della giornata. Quindi la mattina è il momento proprio che nessuno mi rompe le balle e quindi sono tranquillo, mi alleno, penso a me, tutto spento, e mi posso allenare alla grande. Poi capita che magari mi riesco a ritagliare una mezz'oretta durante il giorno per fare un qualcos'altro, ma chiamiamola una seduta di jolly. Io preferisco la mattina presto, mi sento energico, mi sento, ecco, generalmente mi alleno spesso e volentieri anche a digiuno senza nessun problema, perché considerate che tanto le calorie non è che sono, sì, sono a digiuno, ma comunque le mie riserve energetiche sono cariche e mi permettono di allenarmi alla grande, spingendo veramente tutto quello che posso spingere. Questo è un po' quello che mi sento di consigliarvi sull'orario perfetto per allenarsi. Ognuno di voi deve cercare il suo orario in funzione dei tanti aspetti della vostra vita. In particolar modo, secondo me, è importante in relazione alla vita privata, alla vita familiare, alla vita lavorativa. Quindi in funzione di quello avrete sicuramente un momento della giornata in cui riuscite a ritagliarvi un momento per voi e ad allenarvi senza distrazione. Questa è la cosa più importante, soprattutto per noi persone comuni, perché è diverso magari se fate gli atleti professionisti, quindi il vostro lavoro è allenarvi, quindi in quel caso lì potete andare a scegliere determinati momenti, perché ovviamente tutta la giornata per voi è buona per andarvi ad allenare senza distrazione. Ma noi comuni mortali dobbiamo fare queste valutazioni. Boh, mettete un po' anche la vostra opinione, lasciatela pure qua sotto nei commenti, e come sempre grazie per l'attenzione e ci si vede in un prossimo video. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!